Dall'hotel Tiziano di Lecce il dato che possiamo considerare ufficiale riferito alle 16.30 parla di circa 3.500 votanti. Insieme al segretario cittadino Fabrizio Marra abbiamo infatti raccolto i dati parziali dei presidenti di seggio. È quindi stata già superata la soglia dei 3.000 leccesi che il 25 ottobre hanno partecipato alle primarie per la scelta del segretario nazionale e regionale. Ma si tratta di consultazioni in parte diverse, perché oggi l'elettorato di riferimento è potenzialmente più ampio, trattandosi di primarie di coalizione e non interne al Partito Democratico. Il vero raffronto è con le primarie del 2005. Anche allora si sfidarono Boccia e Vendola. Nel 2005 votarono circa 80.000 pugliesi e Vendola vinse con 1.700 voti di scarto. Alle 12 di oggi il dato regionale parlava di oltre 40.000 preferenze già espresse. Alle 21 i seggi verranno chiusi e inizierà lo spoglio. Tutti i dati dalla provincia di Lecce affluiranno presso il centro di coordinamento allestito presso la sede provinciale del partito in via Tasso a Lecce e una volta raccolti i dati definitivi del Salento confluiranno a Bari, in quella che è la vera base elettorale di questa consultazione delle primarie del 24 gennaio 2010. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è per domani mattina alle 9 con il video in cui analizzeremo i dati definitivi e avremo finalmente l'indicazione del vincitore di queste primarie.